Presidente Lo Iacono, il significato di questa cerimonia 35 anni dopo la tragedia? Sì, 35 anni per ricordare tre persone che hanno lasciato la propria vita sul lavoro. È un gesto significativo, importante, che dopo 35 anni questa città ricorda, e devo dire la grande sensibilità di questo Consiglio Comunale che ha voluto fortemente rievocare questa manifestazione, che è una manifestazione che non va dimenticata, come non vanno dimenticate tutte quelle persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro e ahimè non ci sono più. Armando Marulli, cugino diretto di una delle vittime, un terribile ricordo. È terribilissimo, perché sono ricordi che non si cancellano nel vedere tanto strazio, diciamo, impianti bruciati, fiamme altissime. Sono eventi che non siamo tanto abituati noi, giustamente, ci troviamo di fronte a delle realtà davvero inverosimili. Comunque, abbiamo avuto queste vittime. E ce le abbiamo sempre segnate nel cuore. Questo è tutto. Piero De Giorgio, Tonino Licchello, il sindacato di Brindisi, ma soprattutto voi c'eravate, Piero? Sì, io c'ero, non stavo lavorando, ero fuori di notte, ero sveglio, e appena sentito lo scoppio sono subito recato qui in stabilimento, dove poi abbiamo saputo il sacrificio delle tre vittime, il Marullo, Greco e Parizzotto. Per cui è stata una sera che non si potrà mai dimenticare. Un evento, Licchello, che cambiò lo scenario del petrolchimico anche sul piano occupazionale. Beh sì, da lì partì la cassa integrazione, 1600 persone che uscirono fuori, ma diciamo la cosa più importante per quanto ci riguarda è il ricordo di questi eroi che hanno permesso una sicurezza. È vero lo scoppio, è vero la tragedia, ma loro con il loro sacrificio hanno permesso anche di bloccare e mettere subito in sicurezza tutto il sistema all'interno del petrolchimico.